la candidata del centrodestra Valeria Alessandrini a vincere le elezioni suppletive in Umbria relative al collegio Umbria 02 del Senato. Grazie alla vittoria, Alessandrini prenderà il posto di Donatella Tesei, ex senatrice eletta governatrice della regione Umbria lo scorso 27 ottobre. Alessandrini, consigliere regionale della Lega, sostenuta dall'interno centrodestra con Fratelli d'Italia e Forza Italia in suo supporto appunto, si attesta intorno al 53% dei voti, quando le sezioni scrutinate sono state 478 su un totale di 509. Alle sue spalle, la candidata del centro-sinistra, Maria Elisabetta Mascio. La donna scelta da Partito Democratico e Sinistra Civica Verde si ferma al 38% delle preferenze. Molto staccato il candidato del Movimento 5 Stelle Roberto Alcini, che si ferma a un deludente 7,5% dei consensi. Sotto l'1% Armida Gargani di Riconquistare l'Italia. Per lei appena lo 0,75% delle indicazioni di voto. L'affluenza alle suppletive umbre è stata del 14,51%. Raggiunta dall'ANSA, la neosenatrice ha così brevemente commentato il suo trionfo alle urne. In Umbria si conferma un centrodestra unito e forte. È una grandissima soddisfazione, e sono pronta a mettermi a disposizione della nazione. Le suppletive in Campania appunto in Campania si è votato in data 23 febbraio e Sandro Ruotolo ha vinto le elezioni per il collegio di Campania 7, diventando così senatore. L'affluenza in terra campana è stata sotto il 10%. E il candidato della sinistra è stato scelto da 16.243 votanti, pari al 48,45%. Salvatore Guangi del centrodestra si è fermato al 24,06%, 8.066 indicazioni, Luigi Napolitano del Movimento 5 Stelle al 22,47%, 7.533. Infine, Giuseppe Ragno di Potere al Popolo, ha preso 865 voti, e il 2,58%. Mentre Riccardo Guarino di Rinascimento Partenopeo si è fermato al 2,44%, 819x sulle schede. Le suppletive in Lazio punto alla tornata laziale valevole per uno scranno alla Camera, in data 1 marzo, Roberto Gualtieri ha vinto con 20.304 voti, 62,24%, staccando Maurizio Leo del centrodestra arrivato al 26,08%, 8.508 voti. Terza piazza per Rossella Arendina del M5S, 1.422 voti pari al 4,36%. Marco Rizzo del Partito Comunista non va oltre 855 preferenze, 2,62%. Dunque Elisabetta Canitano al 2,41%, 785 voti, Mario Adinolfi all'1,32%, 432 voti, e, ultimo, Luca Maria Lomuzio Lezza di Volta Italia allo 0,97%, 316 preferenze.
Che cosa sono le suppletive? Le elezioni politiche suppletive sono quelle consultazioni che eleggono nuovi deputati e senatori, in seguito a uno o più collegi uninominali rimasti vacanti. In questo caso, sono state 3 le elezioni suppletive nel 2020. In Lazio, a Montecitorio eletto Roberto Gualtieri, in Campania, a Palazzo Madama eletto Sandro Ruotolo, e in Umbria, a Palazzo Madama eletta Valeria Alessandrini.